Un cordiale saluto. Benvenuti nello spazio meteo a cura di MeteoGrad. Bollettino meteo per i giorni 21 e 22 novembre 2021. Situazione e evoluzione generale. L'espansione ed il rafforzamento di una vasta figura anticiclonica in pieno Oceano Atlantico determina l'apertura di un corridoio abbastanza freddo e perturbato di origine polare entro il quale si inseriscono una serie di impulsi perturbati destinati all'Europa occidentale e all'area mediterranea. Sulla nostra penisola le condizioni meteo saranno all'insegna del peggioramento ad opera di un minimo depressionario che andrà a posizionarsi sul Tirreno centrale. Attese piogge a tratti diffuse in particolare sul nord-ovest, sulle isole e lungo le coste del versante tirrenico. Tale situazione rimarrà dominante per l'intera settimana quando dopo una breve pausa, assisteremo ad un nuovo passaggio perturbato dalla giornata di giovedì. Temperature in calo specialmente sulle regioni settentrionali. Previsioni meteo per domenica 21 novembre 2021. Nord. Iniziali condizioni di cieli poco nuvolosi sulle zone montane, mentre sulle pianure saranno presenti estese formazioni nebbiose che tenderanno a persistere per buona parte della giornata. Tendenza dal pomeriggio ad un aumento delle nubi ad iniziare da ovest con le prime piovigine dalla sera sulla Liguria ed il Basso Piemonte. Centro. Cieli sereni o poco nuvolosi salvo la presenza di qualche banco di nebbia al mattino nelle valli interne e formazioni di addensamenti di tipo basso sulla Toscana settentrionale. Nel corso del pomeriggio iniziano ad aumentare le nubi lungo la fascia tirrenica che tenderanno ad inspessirsi nel corso della serata quando le prime piogge raggiungeranno le coste tirreniche. Sud e isole. Cieli sereni o poco nuvolosi nella prima parte della giornata con tendenza ad un aumento delle nubi su tutte le zone occidentali. Le nubi risulteranno compatte dal pomeriggio sulla Sardegna dove si avranno dei rovesci sparsi, più probabili sulla parte sud-occidentale dell'isola. Dalla sera ulteriore aumento delle nubi su tutte le zone con precipitazioni sulla Sicilia meridionale e sulle coste tirreniche. Temperature massime in diminuzione specie sulle zone nord-occidentali. Minime stazionarie salvo dei lievi aumenti nelle zone interessate dalla presenza di nubi nottetempo. Ventilazione in rotazione dai quadranti meridionali, tendente nel corso della giornata a rinforzare da scirocco ad iniziare dai settori occidentali. Mari generalmente poco mossi con moto ondoso in aumento sui settori tirrenici ed insulari. Previsioni meteo per lunedì 22 novembre 2021. Nord. Cieli coperti con precipitazioni diffuse e persistenti sulle regioni più occidentali e dal pomeriggio anche sulla Bassa Emilia. Nevicate sulle Alpi attorno ad 1500 metri, in calo fino a 1300 metri dalla sera. Non è da escludersi la possibilità di qualche temporale sulle coste liguri. Centro. Cieli nuvolosi con tendenza nel corso della giornata ad un ulteriore aumento delle nubi in particolare lungo le zone tirreniche dove saranno possibili piogge sparse, più probabili lungo i litorali. Dal pomeriggio piovaschi anche nelle zone interne e sui rilievi. Non si esclude la formazione di qualche temporale sull'arcipelago toscano e le coste maremmane laziali. Sud e isole. Cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse, più intense e diffuse sulle coste tirreniche e dal mattino sulla Sardegna e la parte orientale della Sicilia. Tempo per lo più asciutto lungo la fascia adriatica ed il settore ionico con qualche rovescio che si farà strada soltanto dalla serata. Temperature massime nel complesso stazionarie con al più dei cali sulle regioni nord-occidentali. Minime in aumento su tutte le zone a causa della copertura nuvolosa e di venti miti richiamati dal minimo depressionario sul Tirreno. Ventilazione tra debole e moderata a rotazione ciclonica attorno ad un minimo sul Tirreno centrale. Rinforzi da nord-est sui settori settentrionali di Tirreno ed Adriatico. Mari generalmente mossi, tendenti a molto mossi a tratti nel corso della seconda parte della giornata. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale per ricevere ogni giorno il bollettino meteo aggiornato.